Benvenuti con il Telesport, a cura della redazione sportiva di TVA Notizie. Apriamo con il rugby. Dopo la sosta per la nazionale, torna il campionato di rugby con i Rangers Vicenza attesi al derby veneto contro il CUS Padova. Archiviata la doppia sosta per gli impegni degli azzurri nel Sei Nazioni, torna domenica prossima il campionato di Serie A2 di rugby con i Rangers Vicenza attesi al derby veneto contro il CUS Padova. Biancorossi a caccia di una vittoria che manca da tre giornate. Due settimane di stop, un po' troppe. Queste soste le abbiamo tutti, no? Sappiamo che il campionato in questa fase ha questi stop, dunque le abbiamo noi come le altre 11 squadre. E l'importante è essere concentrati quando si va a Padova, perché è veramente una partita dove ci si gioca tanto. Padova, insomma, è sempre una città che richiama grande rugby, però voi, insomma, avete ancora molte ambizioni in questo campionato, non vi fermate lì, siete scivolati al terzo posto però. Guardi, le nostre ambizioni, noi abbiamo dichiarato serenamente, volevamo fare un campionato, innanzitutto partire con una salvezza, e questo è già stato raggiunto. E tutto quello che veniva era qualcosa in più. Siamo comunque molto contenti del campionato, non dimentichiamoci che siamo terzi in classifica e che un anno e mezzo fa questo gruppo di ragazzi, che l'80% che gioca, eravamo in C1 tutti quanti e abbiamo fatto molto. Questo non vuol dire che noi andiamo a giocare le prossime partite con meno concentrazione o ci sentiamo arrivati. Vuol dire che è normale che una squadra durante l'arco dell'anno abbia anche una flessione, noi l'abbiamo avuta in questo periodo, prima o poi doveva arrivare, è arrivata adesso, speriamo che col CUS Padova ci sia una ripresa, quello che mi auguro, insomma. Ecco, pensate ancora a questa stagione oppure state anche così nelle retrovie lavorando per la prossima, per puntellare ulteriormente questa squadra? Noi pensiamo a questa stagione e siamo sempre con un occhio rivolti al futuro, a una programmazione, a un'organizzazione sempre migliore. Già quest'anno, da questo punto di vista, c'è stato già un salto di qualità dall'anno scorso, e l'anno prossimo ci auguriamo ce ne sia un altro in termini organizzativi, di squadra, pian piano, mattoncino dopo mattoncino. L'importante è che i mattoncini, quando vengono messi, siano belli solidi, dunque continuiamo così. Seconda sconfitta quest'oggi per il Beretta Famila nella Final A di Eurolega in corso di svolgimento nella lontanissima città russa di Ekaterinburg. Se ieri la squadra aveva tenuto fino al terzo quarto di gioco la parità con le risse dello Spartak Mosca, poi vittoriose per 9 punti, oggi le bianco-arancioni sono state travolte dalle turche del Fenerbahçe Istanbul, che si sono imposte con un perentorio 86-59. Ancora una volta la migliore delle scredensi è stata l'americana Jantel Lavander, 22 punti. Domani terza e ultima partita del girone dei quarti di finale contro le francesi del Bourges. E scatta giovedì sera la serie di sfide tra Asiago e Valpellice Torino per la conquista dello scudetto di hockey ghiaccio. Si gioca al meglio delle eventuali 7 partite. Vincerà il titolo la squadra che arriverà per prima a 4 successi. Gara 1, come detto, giovedì 21 marzo in Piemonte, mentre gara 2 si giocherà al Pala Odegaard di Asiago sabato 23 marzo, per proseguire a campi alterni ogni 2 giorni fino all'eventuale 7ª gara. Si tratta di una finale inedita perché i piemontesi sono alla loro prima volta, mentre gli altopianesi hanno raggiunto la finale per la 3ª volta in 4 stagioni. Turno del campionato di eccellenza caratterizzato dai pareggi nei 2 derby vicentini. Vediamo. 24ª giornata del campionato di eccellenza, che nel girone A è stata caratterizzata da 2 derby vicentini finiti entrambi in parità. La capolista Marano, infatti, piuttosto rilassata dall'alto delle 8 lunghezze di vantaggio in graduatoria sulla più immediata inseguitrice di Gasio, bloccata sul pari dal fanino di coda Somma Campagna, è stata infatti costretta all'1-1 casalingo da un volitivo Montecchio Maggiore, che è andato in vantaggio con Snai in apertura di gara, è stato raggiunto solo nel finale dai bianconeri di Mister Cunico, e grazie ad un gol di Roveretto a 2 minuti dal termine. Marano, che in classifica continua a veleggiare solitario, quota 57 punti, sempre più vicino alla promozione in Serie D. Montecchio Maggiore, che si porta invece a 31 punti e tiene a distanza di sicurezza la zona pericolosa. Anche l'altro derby vicentino di giornata ha visto Boccascesa, Vallione e Sarego dividersi la posta al termine di una partita terminata a reti inviolate, un risultato che mantiene immutata la situazione delle 2 squadre invischiate nella lotta per la salvezza. Per quanto riguarda l'altra nostra portacolori, la Marosticense, la compagine allenata a mister Bellardinelli conserva il 4º posto in classifica grazie al pareggio per 2-2 ottenuto sul campo del Villafranca Veronese. Domenica prossima il calendario prevede altri 2 derby vicentini, quelli che metteranno di fronte la prima della classe Marano, che riceverà il Sarego, e il Boccascesa Vallione, che ospiterà la Marosticense, mentre il Montecchio Maggiore sarà di scena a Pozzonovo.
Si chiama Progetto Kayak, iniziativa di Lorella Saccuman, di altri insegnanti del Liceo Quadri di Vicenza, in collaborazione con Alvise Cavalieri dell'Associazione Terraquea, sfociata in un incontro con gli studenti dell'Istituto Cittadino, allo scopo di sensibilizzare i giovani alla pratica di questa disciplina sportiva. Un incontro al quale, oltre ad alcuni esponenti del Canoa Club di Vicenza, ha partecipato anche il canoista solitario Giuseppe Faresin, recente protagonista di un'avventura lungo il Mississippi e durante il quale si è parlato con i ragazzi dei vari aspetti correlati allo sport, come alimentazione, meccanismi energetici, salute, ambiente, turismo, avventura, ma anche di cultura, formazione e lavoro. Ovviamente non è mancata la fase dimostrativa con la spiegazione sul come pagaiare e sul come dirigere la canoa. Tra i tanti studenti del Liceo Quadri che hanno assistito con entusiasmo all'incontro, anche Riccardo Mattiello, campione italiano di kayak maratona categoria ragazzi. E continua la corsa promozione della Pallanuoto Vicenza che batte Padova nel derby veneto di Serie C maschile. Dopo 8 giornate il campionato di Serie C maschile di pallanuoto vede la squadra di Vicenza lottare sempre nelle posizioni di vertice della classifica. Secondo posto infatti con 19 punti, frutto di un rullino di marcia di 6 vittorie, l'ultima su Padova sabato scorso, di un pareggio e una sola sconfitta, peraltro di misura, partita in trasferta contro la capolista Ravenna che vanta 5 lunghezze di vantaggio sulla coppia Vicenza-Trieste. 8 partite, non si può certo fare un bilancio perché è ancora presto, siamo praticamente un terzo della stagione, però sicuramente stiamo andando, cioè le aspettative sono rispettate, magari anche qualcosa di più. Forse non pensavo neanche di avere i punti che abbiamo a questo punto della stagione. Dobbiamo continuare così, anzi non continuare così, dobbiamo crescere perché è una squadra giovane. Al 29 di giugno, quando finirà il campionato, dobbiamo essere ancora più bravi di come lo siamo adesso. La squadra l'ho vista molto bene, complimenti, veramente forse una bella partita. Beh, diciamo pure di sì, sicuramente la migliore dell'anno. Venivamo da una partita piuttosto brutta a Ravenna, diciamo che sono un po' arrabbiato, sabato e durante la settimana l'ho comunicato alla squadra, nel senso che ho fatto capire che dovevamo giocare con un altro spirito. Oggi questo spirito si è visto, diciamo che poi in casa è anche un po' più facile, normalmente in casa abbiamo un altro piglio, diciamo così. Sarà mercoledì 10 aprile, l'ultimo giorno utile per l'iscrizione al torneo di calcio giovanile Coppa Città di Vicenza 2013, trofeo Antea, in programma dal 6 maggio al 15 giugno, quando allo Stadio Menti si terrà una grande festa per i piccoli calciatori. La manifestazione organizzata da Sport Quotidiano in collaborazione col Vicenza Calcio, Sammy Evans e l'assessorato allo sport del comune vedrà protagoniste squadre delle categorie allievi, giovanissimi, esordienti, pulcini e piccoli amici. Le finali si svolgeranno allo Stadio Menti sabato 9 e domenica 10 giugno. Ed era questa la nostra ultima notizia, termina qui il Telesport, grazie dell'attenzione, a tutti un arrivederci.